start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su House Flipper per parlare di Farm Flipper. È uscito, uscirà, insomma, lo sto giocando in anteprima, il DLC Farm Flipper, dove noi potremo andare a gestire o rimodernare delle fattorie. Questo DLC aggiunge diverse cose, tra cui la possibilità di coltivare, la possibilità di allevare animali, la possibilità anche di cavalcare i cavalli, scegliere quali colture piantare e, oltre tutto questo, anche la possibilità di appunto rimettere a nuovo le fattorie di altri. Tra l'altro, appunto, c'è la possibilità di prendere degli animali. Adesso io ho la casa solita, non fatevi ingannare dal saldo del conto, che ho 10 milioni, ma è un accesso anticipato per chi produce video. In pratica è andato questa partita, diciamo, facilitata, in modo da poter fare un po' tutto. Qua vedete, abbiamo l'interazione con la possibilità di dargli un dolcetto, abbiamo la possibilità di accarezzarlo, e quello che ci viene detto è anche istruttivo, perché ci spiega che praticamente c'è, qui dice che i maiali sono super intelligenti e, contrariamente appunto all'immagine della loro insomma, quello che pensa la gente, sono anche piuttosto puliti. Posso mangiare qualsiasi cosa praticamente dandogli una mela al giorno. Terrete il medico lontano, vabbè, insomma, lei va al medico di torno. Tra l'altro, adesso non me lo dà più, però c'era la possibilità di dirgli di cercare un tartufo. Lui me l'aveva cercato, insomma. Quindi abbiamo, vedete, tutto quello che c'è adesso di qua per la fattoria, insomma, sono varie cose. Potete anche creare i vari recinti. Devo ancora capire bene come funziona la parte qui, estrae la pala. No, no, questa è solo donna mia. No, mi aveva trovato il tartufo prima. Comunque, una delle cose più interessanti invece di questo DLC è il fatto che è stata aggiunta un'importante caratteristica al gioco. In pratica è possibile estendere gli edifici, cosa che non si poteva fare. Quindi adesso, con un indicatore, con uno strumento che adesso non so dove sia, praticamente voi potete andare ad estendere gli edifici, cosa che non si poteva assolutamente fare prima. Questa è la solita casa. Abbiamo la possibilità di andare a vedere la fattoria. Qua, vabbè, abbiamo l'hotel per animali, animali in casa, abbiamo il maiale, possiamo portarlo all'hotel, possiamo venderlo. Personalità, testardo esuberante, molto carino, non è ancora tutto tradotto. In hotel non abbiamo nulla, e vedete che gli animali disponibili sono le capre, l'alpaca, le pecore, i maiali, i cavalli. Possiamo acquistare un cavallo, ce ne sono diversi. Posso acquistare bottiglia e l'abbiamo acquistato, e quindi poi possiamo farci la nostra fattoria. È fatto anche piuttosto bene, devo dire, il salto, insomma, per quanto sia ancora scattosetto, ma il gioco non è ancora in versione definitiva. Esce, lo sto registrando il 7 di aprile, esce il 13, insomma, 13-14. Comunque abbiamo, tra gli incarichi, la possibilità, ecco questo, vediamo un attimo, ecco, vedete il fienile che ho fatto, vedete, e guardate dopo. Ma guardate anche la porta, perché è cambiata tanto anche fuori. Vedete, me l'ha fatta rifare così. Così come il tetto, mi ha fatto andare con uno strumento sul tetto, con un carrello elevatore, e mi ha fatto sistemare tutto. Poi, nella mappa degli incarichi, vabbè, abbiamo la solita posta con le cose da sistemare, che è la classica base di House Flipper. Abbiamo il browser con la possibilità di acquistare le case e di venderle, poi appunto rimodernarle. E questo comprende i vari DLC del giardino, degli animali domestici, del nucleare, insomma, dei rifugi antiatomici. Quindi queste case hanno un rifugio e potete andare a rimodernarlo anche quello. E questo è il DLC del cyberpunk, insomma, con strumenti strani, insomma, non è quello che, diciamo, mi ispira meno. E invece in mappa in carica abbiamo la possibilità di andare a mettere appunto appartamenti di lusso,
Quindi andare a, l'avevamo già visto questo mi pare, andare a creare e decidere noi per il proprietario quale stanza mettere, se mettere una sauna, una palestra, cose del genere. House Flipper Pets è quella con animali domestici e Farm Flipper, vedete abbiamo la, diciamo, la mappa, adesso qua ho qualche problema di sincronizzazione verticale, e vedete questa l'ho sistemata, abbiamo quest'altra fattoria dove ci danno una missione da fare, cosa che noi facciamo, è un importante, un interessante, un divertente diversivo al rimodernare case. Non so dirvi però, e questa è un, insomma, una colpa mia, non so dirvi se le espansioni delle case, delle fattorie, insomma, siano disponibili anche per le case. Quello è, sarebbe interessante vederlo, però sarebbe bello. Ascolta, vabbè, so che quello che è successo qui non è colpa tua, ma nessuno ruberà ancora da me, vedi? Questa dovrebbe essere una stalla. Voglio avere un zona dei cavalli. Dobbiamo cominciare dal basso, insomma abbiamo... Ah, c'è anche il camioncino per portare i cavalli, ok. Va bene, iniziamo. Ovviamente non giocandoci da una vita non so. Ho sbloccato un nuovo strumento, le stazioni di alberi di grandi dimensioni richiede di tagliarli. Ok, tra i nuovi strumenti che ci sono, adesso vi faccio vedere, c'è anche... Hanno aggiunto anche una sorta di, lo chiama mocio, ma in realtà adesso non si può entrare. Praticamente vi consente di far via le ragnatele, in pratica, dalle finestre, quindi sono altre cose da... Ok, ho sbloccato lo strumento, possiamo abbattere gli alberi, quindi adesso possiamo andare a tagliarli. Vediamo l'obiettivo, mettere il fondamento, taglia l'albero, alberi quali dobbiamo tagliare, questo qui. No. Vedete, adesso abbiamo... l'irrigatore, il taglia erba, il decespugliatore, lascia, ma con Q possiamo cambiare e andare su questi altri. Adesso scusate ma ho dei seri problemi col tasto destro del mouse. La motosega, abbiamo costruire edifici, l'ancora serve per togliere le tegole e sostituirle, la motosega invece per tagliare gli alberi. E purtroppo non me lo taglia e non so il motivo. Vediamo se c'è modo di... Ah, ok, taglio l'albero, bello. È un po' sullo stile di Farming Simulator. Infatti vedete che cade. Perfetto, questo era da tagliare. Devo tagliare anche questo. Rimuovo il tronco d'albero e va bene, l'abbiamo rimosso. Ora dobbiamo rimuovere anche altro, credo. Sì, questo. E quello, quindi lo facciamo subito. Ah beh, basterebbe fare taglia albero, scelgo l'altezza giusta, lo taglio e poi rimuovo il tronco. Fatto. E dobbiamo tagliare anche questo qui. Ok, perfetto. Lo tagliamo a quell'altezza lì, abbastanza alto, e poi rimuoviamo il tronco. Ora, abbiamo la possibilità con questo creare, costruire edifici. Ok. Premi per posizionare l'edificio. Ok. Possiamo espandere, vedete, tirando di qua. Io credo che questo sia disponibile però solo per le fattorie. Adesso. Scusate che ha fatto un piccolo freeze. Ok, vediamo. Perfetto. Fondamenta 61.000, quindi non costa poco. Ti è venuto da modificare? No, confermo. E abbiamo creato l'edificio. Sarebbe stato bello fargli anche le pareti noi, ma va bene. Gli edifici sono pronti. 1. Metti piastrelle da parete rosso. Compra oggetto. 2. Quindi andiamo sul tablet. Compriamo le piastrelle. No, scusate, ma voglio essere sicuro di comprare quelle giuste. Rosso. Rosso Osla. Mattone rosso. Ok. Mattone rosso Olav. Ok, facciamo lo rosso così. Compro. E poi... Ok, ne ho messe un po'. Adesso dovremmo prendere l'oggetto per posare le piastrelle. Non so dove, non so come, non so perché. Ok, le mettiamo, iniziamo a mettere. Beh, solito lavoro.
si fa sempre. Devo prenderne un'altra e così si va avanti. Poi dobbiamo comprare l'oggetto, cancello. Quindi l'oggetto da comprare è questo, che va messo qui. Adesso non riesco a correre, vedete che però me lo fa mettere. Mettiamo di qua. Ok. Usa e me l'ha messo. Quindi adesso abbiamo l'entrata della nostra fattoria. Tra l'altro qua c'è un po' di glitch, ma verrà tutto risolto. Qua dentro parte un altro menu, perché vedete che adesso se io cammino all'esterno cambia, l'obiettivo cambia. Quindi qui dentro devo comprare, e il tablet mi dà già, piastrelle grigie, va bene, box per cavalli. Facciamolo qui, così. Box per cavalli, 1, 2, 3 e 4. Poi, credo sia giusto così. Poi bisogna comprare mezza parete cavalli 6. Quindi bisogna metterle di là. Si ruotano come al solito. Aspettate che devo aprire. Ok. Sì, non l'ho trovata proprio comodissima questa modalità qui, perché non ci fa capire esattamente come... Ok. Perché le possiamo mettere anche storte, è un problema dopo. Ok, una e due. Vedete che me le fa mettere anche storte. E vabbè. Costano 159 l'una. Vedete che me le mette storte. Vabbè. Non me le sta piazzando, probabilmente perché non mi ha riconosciuto l'edificio. Però vabbè. E poi vabbè, dobbiamo comprare anche le finestre. E le finestre dove le mettiamo? Le mettiamo qui, così. Si scatticchia molto, devo dire. Però. Prendiamone un'altra. 4 dobbiamo metterne. Vabbè. Vedete, abbiamo il budget. La fattoria non è esplorabile. Torniamo in ufficio. Saliamo in progressi. Sì, me lo farò poi con calma. Non so dirvi il prezzo di questo DLC. Ma ovviamente adesso non gira proprio benissimo, dico la verità, però è una versione early access che deve essere rifinita, soprattutto per quanto riguarda la traduzione, che come avete visto l'introduzione alla storia è in inglese. E il gioco è solidissimo dal punto di vista della costruzione, perché comunque io ci ho passato tante ore e mi è piaciuto tantissimo. Vediamo un attimo. Abbiamo la possibilità, sì, di costruire edifici, ma non l'espansione della nostra casetta. Quindi noi sappiamo che abbiamo questo, quindi possiamo, doppio cliccando, andare a fare un garage. Per dire, qua non possiamo, perché c'è questo. Mannaggia. E eliminiamo anche le erbacce. Volessi fare uno studio, e l'ho sempre trovato abbastanza un po' fine a se stesso anche il fatto di mettere le macchine, perché comunque non servono in gioco. Ok, così me la fa mettere, vediamo se di qua riusciamo a fare una casetta. Perfetto, confermo. Ecco, adesso siamo in costruzione completa, completamente da soli, quindi andiamo a mettere strutture, possiamo mettere finestre, possiamo mettere varie cose, possiamo andare a mettere, vediamo un po' se c'è la porta. No. Porte, eccole qua, senza andare a doppio stipite. Posso mettergli... Beh, le porte sono bellissime. Tra l'altro poi ci sono anche i DLC, quindi potete metterci veramente di tutto. Comunque la metto qui, quindi andiamo. Buttiamo giù, porta. E questo qua è quello che potrebbe essere possibilmente il nostro studio. Quindi trasferire lo studio qui, lì dentro. Quindi andare a prendere un altro tavolo. Questa è una figata perché si integrano tutto uno con l'altro.
Siamo nel mobilio occasionale, survival addirittura, mamma mia, è stata aggiunta fin troppa roba. Soggiorno ufficio, quindi piazziamo una bella scrivania e questo diventerà il nuovo ufficio. Lo piazzo qua davanti così e vado a prendere il computer e lo sposto così, così questa qua diventerà la casa. No, non voglio. Devo tenere premuto per prenderlo, continuo a sbagliare. Lo prendo e lo metto sul tavolo. Così lavoriamo qui. Ecco qua. Lo ruotiamo. E così poi vado a prendere anche una sedia. Mobilie. Ufficio. E mi prendo una bella sedia comoda. Questo. E così qua lavoro. E questo è diventato un nuovo studio. Nulla mi vieta di farmi... non mi piace questo, ad esempio. Io ho la possibilità, ed è una figata, il fatto di fare le missioni per fare i soldi. Oppure andare nel browser e comprarmi, farmi la fattoria, ad esempio. Io voglio andare a comprarmi questo bellissimo cottage qui, mi dà... sull'albero, no, non mi piace, però è simpatico particolare. Voglio farmi, non lo so, ogni casa poi va sistemata, però voglio comprarmi questo, me la compro, la pago quello che la pago e me la ristrutturo, la demolisco, aggiungo edifici, che è possibile farlo. No, voglio andare a tagliare l'erba perché è bruttissimo da vedere. La taglio, non è un gran problema, la tagliamo e l'aspetto cambia ed è uno di quegli effetti che io non so dirvi come chiamarlo, però perché uno potrebbe dire ma che senso ha fare una cosa del genere, fallo sul tuo giardino vero, no? Però è quella cosa che vi dà quella soddisfazione magari di perdere un'ora a rimettere a nuovo e vedere com'era il prima e com'era il dopo. Ovvio, sono soddisfazioni che ci sono anche nella vita reale e danno forse più soddisfazione. Però in gioco è un ottimo effetto rilassante. Vedete, adesso io ho un cavallo, ma dovrò mandarlo all'hotel degli animali provvisoriamente, perché tenerlo qua magari non mi serve. Però, insomma, io mi sto creando una casetta carina che inizia già a cambiare parecchio d'aspetto rispetto a prima. Perché adesso ho il mio studiolo qui dove posso iniziare i vari lavori. E in casa magari posso decidere di buttare giù il muro e basta. Vabbè, adesso mi sto facendo prendere la mano perché è veramente carino. Tra l'altro non so neanche... Ok, vedete? L'aspetto è cambiato. Ora... all'esterno poi c'è il mix tra l'agricoltura, quindi le fattorie, la cura degli animali, i semi che possiamo piantare, quindi possiamo andare a piantare i pomodori, ma non ho... No, non lo voglio, grazie. Vedete, abbiamo visto i semi, posso andare a prendere strutture, gazebo, carini. E questo poi si va a stare nel DLC del giardino, perché ci sono poi missioni che ci permettono di andare a sistemare i giardini della gente. Infatti qua, vabbè, ci sono i radiatori, ci sono pulizie in garage. Questo credo sia un po' il gioco da cui hanno preso tutti spunto. Quindi, ricapitolando, avete le missioni per fare i soldi, perché all'inizio non avete 10 milioni. Avete gli incarichi, sia in House Flipper, quindi normale, quindi le missioni insomma da fare in giro, non quelle che accettate via mail, ma sono missioni guidate comunque da una storia. House Flipper Pets, quindi con la possibilità di andare a sistemare insomma edifici che hanno a che fare con animali, e le fattorie. E le case di lusso, ovviamente, che come vi avevo già detto all'inizio, vi permetterà di scegliere
ad esempio un ricco milionario vi dice: guarda, io lì sotto sto pensando di fare una sauna, tu scegli uno o l'altro e il gioco ti guida su come arredarla. Poi è tutto ovviamente fine a se stesso, perché se io mi facessi il bagno bello è per mia soddisfazione personale, ma non mi cambierebbe nulla, non è un The Sims. Però è un gioco che dà la sua soddisfazione quando voi andate a vedere il prima e il dopo di case veramente belle. E ve l'avevo già detto in un altro video che avevo fatto su questo gioco, ma sappiate che fino alle cose assurde, che vabbè, la base sulla luna, potete ristrutturare un castello completo, 500.000. Guardate che bello, ve lo fate tutto. Ma potete anche andare addirittura, questo ve l'avevo proprio fatto vedere, andare a fare, si chiama una casa solo, a casa solo è la casa di Mamma Ho Perso l'Aereo, identica, è lei, e questa la sistemate, fate open space oppure create tutte le varie camere, le mobiliate come volete, insomma. Ovviamente qua dovrei migliorarla creandogli magari una sorta di tetto, mettendolo intonaco, pitturando, insomma, creando, anche se sarà difficile pitturare qua dietro, sono stato poco lungimirante. Qua possiamo andare con la sistola a pulire, perché siamo all'esterno. Una volta che passiamo all'interno, questa non è più disponibile, ma possiamo andare a usare lo spolverino, che è una delle aggiunte di questo DLC, che ci permette di rimuovere anche le ragnatele. Se invece ci avviciniamo alle finestre, cosa che dà sempre tanta soddisfazione, è il fatto di poter lavare i vetri, quindi poter mettere, adesso sono tutti puliti, ma vi fa passare, diciamo, la spatolina per far via la polvere dalle finestre, insomma pulire le finestre. Ecco, questo voleva essere proprio un breve video di illustrazione di quello che è diventato nel corso degli anni House Flipper con i suoi numerosi DLC. Spero vi sia piaciuto, spero, insomma, vai a galoppo. Vediamo cosa succede se vado a galoppo. Mi sa che vado... vado alla missione che avevo prima. Giustamente sto tornando qua, che si chiamava galoppo. Quindi le missioni rimaste in sospeso le recuperiamo così. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente non è... oddio. Non è il gioco magari GOTY di quest'anno, ma questo potrebbe essere uno di quei giochi, e non lo dico tanto spesso, su cui potreste passare centinaia di ore. Quindi lo dico spesso che i giochi sono belli, ma non saranno i giochi su cui passerete centinaia di ore. Ecco, questo invece potrebbe esserlo, ecco. Mi spiace per voi, insomma. Spero vi sia piaciuto e ovviamente non vedo l'ora di vedere i vostri commenti in proposito su questo titolo. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.